Daniela, la mia prima domanda è: come è nato il tuo ultimo libro, Chanel numero 5? L'idea era quella di raccontare un po' una storia della mia generazione, quindi parlare di una trentenne che è precaria nei sentimenti come nel lavoro, che da una grande sofferenza d'amore riesce poi a inventarsi una vita nuova, quindi quella era un po' l'idea. E poi la cosa che mi era venuta in mente, molto carina, siccome io ho sempre avuto una grande passione per Chanel, di farle la protagonista ha questa enorme venerazione per Coco e cerca di ispirarsi a lei, quindi sia per quanto riguarda lo stile, ma soprattutto per le scelte di vita, perché Chanel è stato un personaggio molto importante e molto influente non solo nella moda, ma anche nella cultura. Perfetto. Un'altra domanda che ti volevo fare è: come mai hai deciso di pubblicarlo in cartaceo in questo momento in cui sembrerebbe che il digitale sia la scelta più Sì, gettonata? in realtà il mio editore Newton Compton è uno di quelli, diciamo, più all'avanguardia per quanto riguarda il digitale, tra l'altro è stato uno dei, forse il primo ad andare sui social network. E abbiamo fatto una distribuzione parallela, è andato nella grande distribuzione, nelle librerie, però abbiamo anche fatto, ha venduto anche molto in ebook. Incredibilmente, sì, è stato quinto in classifica nella vendita di ebook italiani, perché ovviamente poi, sai, magari, non so, un autore arriva da un certo contesto, quindi è forse più facile che. Però sì, l'abbiamo fatta in contemporanea e abbiamo spinto su tutti e due i canali, perché in effetti non puoi. Sono dell'idea che in questo momento storico non puoi escludere l'uno o l'altro. Esattamente, infatti mi incuriosiva l'aspetto di costruzione poi del romanzo. Ti volevo chiedere che influenza ha avuto poi il tuo background online, diciamo, nella scrittura del libro. Sì, la cosa carina del romanzo è che non ci sono blogger, la gente non sta su Facebook, non usa i social network, chiacchierano con Skype come facciamo tutti, però non ci ho messo del mio vissuto perché sono dell'idea che ormai off e online siano così integrati che è superfluo parlarne, cioè descrivere ancora come si faceva 10 anni fa la storia di una blogger mi sembra, non so, anacronistico, non ha più senso. Ormai siamo tutti blogger, ormai siamo tutti su Facebook, quindi parlare di queste cose lo si dà per scontato, si dà per scontato che tutti abbiamo in tasca un cellulare. E quindi insomma che comunque navighiamo. Però devo dire che il fatto di aver passato 10 anni a scrivere sul web ha influenzato moltissimo invece lo stile di scrittura. Mi sono accorta infatti che io sono molto secca, molto concisa, molto sintetica, forse perché appunto sono abituata un po' alla sintesi a cui ti obbliga il web, quindi il blog è qualcosa che dove non puoi. Tendenzialmente cerchi di attirare l'attenzione in pochi minuti perché sappiamo quanto tempo passiamo a leggere sul web. Quindi quello mi ha influito moltissimo, credo. Infatti è un romanzo molto veloce da leggere. Per quanto riguarda invece le tecniche di scrittura, hai utilizzato magari il feedback liquido, diciamo, da parte dei lettori mentre scrivevi, oppure è stata una scrittura tradizionale, chiamiamola così? Ma no, diciamo che forse più nel primo che in questo libro, perché il primo era un manuale, quindi avevo fatto abbastanza ricerca sul web, chiedendo poi a tutti i contatti cosa ne pensavano. Però in generale, sai, quando parli d'amore, essendo un'esperienza che hanno vissuto tutti, di sicuro avere accesso a tantissimi contatti ti facilita nella ricerca, ma anche nelle idee, perché magari, non lo so, senti la storia di un contatto che ti dice, sai, a me è successa questa cosa qui e ti sembra di poterla romanzare. Quindi questo, io credo che i social network, o comunque riuscire ad avere una comunità sociale estesa come quella che abbiamo noi su internet, ti aiuti moltissimo, non solo nel lavoro, ma anche proprio nella costruzione di storie, che siano storie che racconti in video, che storie che scrivi, che racconti a fumetti, insomma, quello che ti capita. Hai un'amplificazione del vissuto pazzesca, mentre prima magari.
per riuscire a scrivere, cosa facevi? Guardavi molti film, viaggiavi, leggevi libri. Adesso in realtà sei immerso nel quotidiano di tantissime persone simili a te, ma anche molto, molto diverse. Questo secondo me è un potenziale enorme, è grandissimo. Legato appunto allo storytelling, nella fattispecie. Sì, poi diciamo tutte suggestioni che tu hai. Io sono dell'idea che la fantasia vada alimentata in continuazione. Io sono una grandissima lettrice, adoro guardare i film, i telefilm, poi non ne parliamo, le serie TV, sono una fanatica. E da un'immagine poi si creano altre immagini, poi tu le riempi col tuo vissuto, però sicuramente stare sui social network, avere tanti contatti, sentire una battuta, sentire quello che racconta, leggere un pezzo scritto da un altro, un blog, eccetera, ti aumenta moltissimo il vissuto, l'esperienza, diventa tuo alla fine, è condiviso però è in parte anche tuo. Chiarissimo. Mi accennavi qualche tempo fa che non sarà da solo, diciamo, questo libro, ne seguiranno altri. Puoi anticipare qualcosa? Ma diciamo che sono nella fase di sto pensando di far continuare la storia di questi due protagonisti. Mi sto ancora confrontando con loro per sapere se hanno voglia di essere raccontati. Però sì, non lo escludo, anzi, sono una fase abbastanza vicina al seguito, quello sì. E poi tante idee in testa e vediamo se riuscirò a realizzarle. Perché io nella scrittura, l'unico tipo di scrittura a fiume che ho avuto nella mia vita è stato il blog, dove proprio io sentivo l'impellenza di raccontare delle cose perché era una specie di chiacchierata con gli amici. Per tutti gli altri, io lavoravo benissimo sotto scadenza, quindi non sei mai a scrivere tanto della consegna. E quindi nel momento in cui decido la storia, così so. Mi devo dare una scadenza, me la devo dare, quindi adesso mi sono imposta che devo finire, devo dire a tutti i miei amici che quel giorno devo finire, quindi avendo la scadenza riesco a lavorare, almeno ci provo, insomma. Senti, si parla moltissimo in questo periodo di editoria digitale, di come cambierà il panorama in questi anni, poi chiaramente come accennavi anche tu prima, ormai online e offline non ha più senso neanche distinguerli, tant'è che appunto la distribuzione spesso avviene in parallelo, come nel tuo caso. Come credi che evolverà, anche magari nel tuo caso, diciamo, questo aspetto di pubblicazione di contenuti che non sono più vincolati alla forma fisica? Sì, io sono dell'idea che ci sarà sempre una più grande distribuzione di libri in fanno, quindi quello di sicuro sarà il futuro. Non vedo, non saprei dire se sparirà completamente la carta, tra quanto sparirà, insomma, davano per morti anche i quotidiani cartacei già anni fa. Successo. In realtà io sono dell'idea che il device, diciamo, libro, non è detto che a breve scompaia. Anche perché sono dell'idea che in questa fase di transizione vadano un po' chiarite alcune cose, come ad esempio mi riferisco alla polemica fatta con Amazon recentemente per il fatto che tu non sei proprietario del libro, bensì compri praticamente l'usufrutto, ma loro possono decidere di revocartelo quando vogliono perché magari non hai rispettato le loro clausole contrattuali. Anche quello per noi lettori, che in realtà siamo feticisti del libro, anche se le parole sono diventate fluide, a noi piace comunque possederlo e perché no, magari scambiarlo, così si faceva con i libri di carta. Io lo leggevo, poi lo prestavo, poi lo riprendevo, poi lo. E questa idea di proprietà andrà chiarita. Poi immagino che adesso, appunto, vedevo che anche Altro Consumo ha iniziato una battaglia proprio contro Amazon per far cambiare questo tipo di clausole contrattuali. Però sono una lettrice di Kindle, cioè col mio e-reader, mi piace molto, lo trovo comodo, lo porto in borsa. L'idea che magari mi attacca, ho finito un libro, pam, adesso cosa leggo? E magari sono lì col wifi scaricarmene subito un altro. Io la trovo bellissima questa cosa. Per quanto apprezzi moltissimo il libro di carta, cioè, insomma, credo che sia una questione di abitudine, non penso nemmeno che sia una questione di
Sì, di gusti, di abitudine, non è una cosa sociale, insomma, c'era chi diceva all'inizio delle, a me piace fare questo esempio, all'inizio delle fotocamere digitali c'era chi era assolutamente convinto che la pellicola fosse insostituibile perché quello che ti dava, perché comunque la carta, stampare, eccetera. Poi è diventata così tanto un'abitudine che, ahinoi, anche la Kodak ha smesso di produrre pellicola. Perché in effetti ci siamo resi conto che far foto, potendole guardare subito, non dovendo aspettare la fine delle vacanze, stampavi il torlino a 36 ed erano orrende, adesso le puoi lavorare. Le puoi condividere, è diventata un'abitudine, è solo un sì, insomma, col tempo, secondo me, sarà, diciamo, il supporto fisico sarà influente. Altro discorso invece, per quanto riguarda il ruolo dell'editore, io sono l'idea che un editore sia comunque un editore inteso come staff, sia comunque un valore aggiunto notevole. L'autopubblicazione è comunque qualcosa fondamentale per farsi conoscere, puoi avere un grande successo, essere una persona molto, molto brava, però secondo me dovresti comunque avere una buona competenza della lingua, essere in grado di fare un auto-editing oppure chiederlo a qualche amico, perché quello è fondamentale. Diciamo, noi che scriviamo, tra l'altro io ho cominciato da poco, però con tanti amici che lo fanno da tempo ci siamo confrontati. Scrivere diventa un mestiere perché tu non puoi obbligare il lettore a leggere una porcata. Ecco, diciamo, non parlo di genere né parlo di contenuto, parlo proprio di prodotto, quindi c'è bisogno di qualcuno che insieme a te lo rilegga, ti dia un consiglio, una persona del mestiere. C'è poi bisogno di qualcuno che ti faccia la promozione, la distribuzione. Ci sono dei casi fortunatissimi di persone che hanno saputo usare i social network e quindi sono riusciti a maggiore. E io credo che per il momento siano quasi sempre casi, non cose studiate. È anche vero che cioè, qualcuno che insomma ne sappia comunque anche di marketing, di distribuzione, che ti aiuti in base a, se vuoi vendere tanto, in realtà decidere che scrivi un libro e lo pubblica, anzi, secondo me è una cosa poterlo fare a zero spese. Però la figura dell'editore, secondo me, non sparirà, si trasformerà, saranno meno i costi distribuzione di stampa, però magari ci saranno degli staff che ti aiuteranno a creare un bel libro. E, un caso di lavoro di staff, per esempio, sono le 50 sfumature. Insomma, è stato costruito, preso, hanno preso suggestioni, l'hanno editato, è diventato una roba pazzesca. È indubbiamente un libro in un mondo dove non si legge più, che ha venduto una marea di copie. Esattamente, quello è veramente un esempio d'eccezione. Senti, ultima domanda. Parlando di modalità e ispirazione nella scrittura, nel momento in cui il libro effettivamente perde i suoi connotati tradizionali e la scrittura non è più vincolata al dover produrre qualche cosa che sia in quella forma, che sia fatto per diventare quello, cioè il libro come l'abbiamo conosciuto finora, come cambia il modo di approcciarsi proprio dell'autore alla scrittura? Ma diciamo che sul discorso del libro interattivo, iperattivo, multimediale, in realtà credo che sia qualcosa di diverso dal libro tradizionale. Faccio un esempio, la possibilità di interazione con, che ne so, videogiochi, piattaforme, così non ha cambiato il prodotto film, che rimane comunque una cosa che è finita, chiusa, che tu guardi e che tu guardi, a prescindere dal 3D che è diventato, però non si sente il bisogno per certi tipi di prodotti, di creazioni artistiche, chiamiamole così, che è più bello sicuramente dei prodotti, non si sente il bisogno di modificare, di stravolgere.
a me piace ascoltare la musica, cambia ovviamente il tipo, diventa un file, però non necessariamente sento il bisogno di farci altro. È bella una canzone, come è bello un film, come è bello un libro. Oltre a inteso come scrittura, come pagine scritte, possono anche esserci, magari per i bambini o per le persone che hanno particolari necessità creative o fantasiose, ci possono essere libri interattivi, ci sono gli audiolibri che sono comunque qualcosa che non è nata adesso, però insomma sono qualcosa di diverso. Io sono convinta che una cosa l'altra, come la TV non ha ucciso l'altro, così diciamo la creazione di file che possono essere video, scritti, audio insieme non trasformerà il libro. Cioè io sono convinta che il libro così com'è rimarrà, semmai sarà diverso, sarà un file, sarà letto su tablet, però non sono convinta che scompaia. Ci saranno altre cose che magari potremmo chiamare libri. Inventeremo delle parole composte, però sì, non, io sono dell'idea che continuerà, anche perché, voglio dire, c'è cioè, da millenni. Chiarissimo. diciamo, ha accompagnato la storia della civiltà umana, quindi sono fiduciosa che supererà anche questa ennesima evoluzione della specie. Sono serena su questo. Perfetto. Daniela, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Grazie a voi, è stato un piacere.